rapporto di Reynolds che abbiamo scritto lassù, facciamo un paio di considerazioni. La prima, ovviamente, che è abbastanza importante, è che è chiaro che in una situazione di moto permanente, in una situazione stazionaria, accade che il primo termine è ovviamente quello, no? In una situazione di moto permanente, poiché le derivate parziali rispetto al tempo, tutte le inizio, no, ovviamente sono pari a zero, l'integrando che compare nel primo integrale ovviamente è zero, e quindi il primo integrale è zero. Quindi la variazione della mia proprietà ovviamente è legata semplicemente ai flussi di massa entrante e uscente che ho attraverso i contorni del mio dominio. Questa è una situazione estremamente importante in condizioni stazionarie. Bene, ma come avevo anticipato, dobbiamo applicare questo teorema del trasporto di Reynolds a un principio di conservazione, in particolare al principio di conservazione della massa. Conservazione della massa. Bene, con riferimento al principio di conservazione della massa, noi sappiamo che l'enunciazione lagrangiana classica di questo principio è che banalmente la massa di un certo sistema si conserva, il che vuol dire che la variazione di, essendo più grande, la massa del mio sistema, scriviamo che la sua variazione ovviamente è pari a zero. Ora, questa variazione pari a zero sarà pari alla somma di quei due integrali nei quali, al posto, dato un certo volume di controllo ovviamente al quale facciamo riferimento, nei quali b piccolo ovviamente sarà pari a b grande diviso la massa, cioè nel caso particolare sarà l'unità, no? Andiamo a particolarizzare il primo integrale. Abbiamo integrale relativo al volume di controllo di del rho in dt del volume più integrale attraverso la superficie di contorno di rho di n in dA, che mi porta pertanto a dire che la conservazione della massa per un generico volume di controllo è espressa dal fatto che, posso portare dall'altro lato uno qualsiasi dei due termini, è espressa dal fatto che la variazione di massa nel volume di controllo, che è questa, no, questa è la variazione di massa nel volume di controllo, è uguale e opposta al saldo netto di massa che ho attraverso il contorno, no? Nel caso particolare, se per esempio ho della massa che esce dal mio sistema, la massa del mio volume di contorno diminuirà allo stesso modo, secondo questa scritta. Questo, diciamo, è abbastanza, questo ovviamente mi consente di scrivere le cose in una maniera abbastanza semplice. Questo per fare il principio di conservazione della massa scritto in forma integrale. Ora facciamo riferimento per fissare le idee a un sistema abbastanza semplice. Facciamo riferimento a quello che si chiama un moto quasi 1D o, secondo un'altra terminologia, un moto di corrente. Diremo che un moto è un moto di corrente, ovvero moto quasi monodimensionale, un moto nel quale la direzione di questo moto è unica e nota a priori. Ok? Cioè stiamo parlando di un sistema nel quale esiste una direzione del moto e questa direzione del moto, fra l'altro, è nota a priori.
cioè i vettori velocità sostanzialmente hanno fondamentalmente tutti quanti la stessa direzione, e questa direzione fra l'altro la conosciamo. Esempi di moti quasi 1D sono tutti i moti che avvengono le tubazioni. Dovunque abbiamo una tubazione, una condotta, quello che sia, ovviamente abbiamo a che fare con un moto quasi 1D, perché abbiamo un contenitore fisico che fa sì che la nostra corrente cammini secondo una direzione unica che noi conosciamo, che è la stessa direzione della condotta. Ovviamente, quindi, questi moti quasi unidimensionali, questi moti di corrente, rivestono un notevole interesse nella pratica, perché sono tutti i moti che avvengono in condotte, quindi tutti i moti che avvengono nelle condotte del latte, del gas, nelle condotte per il condizionamento dell'aria, nei circuiti industriali di qualsiasi fluido e quant'altro. Quindi, dal punto di vista applicativo, questi moti quasi 1D costituiscono dei sistemi abbastanza interessanti, quindi è opportuno andare ad analizzarli un attimo in maggior dettaglio. Consideriamo pertanto una condotta, una corrente di questo tipo, per esempio il moto che corre in una condotta. Ovviamente noi sappiamo che nel momento in cui abbiamo la nostra condotta esiste una direzione del moto, questa direzione che ho indicato con X, che è nota a priori. Il nostro moto segue quella direzione. Consideriamo allora due sezioni successive che siano caratterizzate da una certa distanza. Anzi, anche se sto ragionando in un discorso legato ai volumi di controllo, mi permetterete di rappresentare queste due sezioni come due sezioni che distano tra loro una distanza infinitesima, che indicherò con dei x. Ok? Bene, cominciamo a definire una grandezza che chiameremo portata massica. Diciamo portata massica della nostra corrente che attraversa una generica sezione che indichiamo con A. Che cosa? L'integrale esteso a tutta l'area A di ρ di scalare n in dA. Questa quantità la chiameremo portata massica. Perché? Beh, il concetto è quello che abbiamo detto prima, no? Allora, se consideriamo una certa areola dA, attraverso questa areola, in un tempo dt, passa un volume che è pari a b con n per dt per dA. Ok? Pertanto, passa una massa che è ρ per b con n per a per dt, quella che ho scritto qua. Questa è la massa che passa attraverso un elementino dA di area. Qui la massa che passa attraverso tutta l'area ovviamente mi è data da quell'integrale. Definiamo anche portata volumetrica, e la indicheremo con Q semplicemente, la quantità integrale su A di scalare n in dA. Ci siamo? Ovviamente la portata massica è la massa di soluto che attraversa in unità di tempo una certa area, la portata massica è la massa di fluido che attraversa nell'unità di tempo una certa area, la portata volumetrica è il volume di fluido che attraversa nell'unità di tempo una certa area. Ok? Ora,
allo stesso modo, definita la portata volumetrica, definiamo un altro concetto che chiameremo velocità media di portata e che indicheremo con la lettera B grande. Questa velocità media di portata sarà pari al rapporto tra la portata che attraversa una certa area e l'area stessa. È immediato dimostrare che questa velocità media di portata non a caso è la media delle velocità normali che ho sulla mia area. Ok? Tuttavia questa non è una velocità particolare che si realizza in un punto qualsiasi, no? È un modo che mi serve per rappresentare la stessa portata, lo stesso trasporto di massa. Allora, andiamo, introdotte queste grandezze, a fare il nostro ragionamento relativo, al nostro fatto di condotta. Indichiamo con 1 e con 2, le mie le sezioni 1 e 2. Andiamo a scrivere pertanto la conservazione della massa. Per quanto riguarda quel sistema, andiamo a scrivere quindi che la variazione di massa del mio volume di controllo tra le sezioni 1 e 2 è pari al saldo netto di massa entrante e uscente attraverso il mio volume di controllo. Per inciso, qua i contorni sono abbastanza ben definiti, perché c'è il contorno 1 attraverso il quale la massa entra e il contorno 2 attraverso il quale la massa esce, e poi abbiamo il contorno laterale della tubazione attraverso il quale non c'è flusso di massa. Allora, indicata con A la sezione della mia condotta, ovviamente abbiamo che la variazione di massa che ho nel mio sistema è pari a in dt moltiplicato di x e moltiplicato di t. Ci siamo? Perché? Perché il mio volume è pari ad A per dx, no? Area per lunghezza. In generale l'area potrebbe addirittura cambiare nel tempo, no? Per quella l'ho messa là. Bene, nel tempo pertanto la variazione di massa si esprimerà come dt, rho A in dt per dx per dt. Bene, questa variazione sarà pari al saldo netto di massa entrante e uscente attraverso le pareti 1 e 2. Ora, in 1, attraverso 1, entra una certa massa che si può scrivere come ρ per Q, dove Q è la portata volumetrica, perché è immediato che il legame che esiste tra la portata massica e la portata volumetrica è che la portata massica è uguale a ρ per la portata volumetrica, e pertanto si scriverà la massa entrante come ρ per Q, ovviamente moltiplicato del t. Perché poiché la portata massica è la massa che entra in unità di tempo, la massa che entra in dt è la portata massica moltiplicata in dt. Bene, la massa che esce attraverso la sezione 2 si può scrivere scrivendo la portata massica nella sezione 2 attraverso lo sviluppo in serie di Taylor della massa che entra attraverso la sezione 1. Perché si può scrivere come meno ρ per Q più ρ per Q in dx per dx, il tutto moltiplicato del t. Pertanto
il saldo netto fra la massa entrante e la massa uscente sarà pari a meno di rho q in dx per dt. Ne viene fuori immediatamente che 1, ovviamente il risultato non dipende dall'intervallino di spazio di x che ho considerato, a patto che sia infinitesimo ovviamente, e non dipende dall'intervallino di tempo di t considerato, ottengo, riordinando, l'equazione di conservazione della massa per una corrente del rho i dt più del rho q in dx uguale a 0. Ci siamo? Che rappresenta l'equazione di conservazione della massa per una corrente. Ora, se sto considerando un moto stazionario, se mi riferisco a un moto stazionario, ovviamente in un moto stazionario non posso avere variazioni temporali, no? Quindi se sto considerando un moto stazionario, un moto permanente, il primo termine ovviamente se ne va, ma questo è chiaro, perché se il mio sistema è in condizione di moto permanente è chiaro che non posso avere accumuli o rilasci di massa fra due sezioni, altrimenti le condizioni del mio sistema cambierebbero. Ci siamo? Ne viene fuori derivata di rho q rispetto a x uguale a 0, che vuol dire che lungo la mia corrente, ecco, sezione per sezione, in un modo permanente, non cambia la portata massima. Cioè, in un modo quasi 1D, in un modo di corrente, in condizioni permanenti, in condizioni di regime, la portata massica è uguale sezione per sezione. Questo, se mi permettete, è anche intuitivo, no? Perché se fra due sezioni variasse questa portata massica, io dovrei avere un accumulo o un rilascio di massa tra queste due sezioni. Ma questo ovviamente mi porterebbe a una variazione di condizione del sistema, che è contro l'ipotesi che ho fatto di moto permanente. Se poi il mio fluido è incomprimibile, ovviamente la densità è un coefficiente in tutto questo discorso e va fuori dal segno di derivata. Pertanto, nel caso di un fluido incomprimibile, la conservazione della portata massica si traduce nella conservazione della portata volumetrica. Allora, in un moto permanente di una corrente di un fluido incomprimibile, sezione per sezione, si conserva la portata volumetrica. Ci siamo? Ora daremo ancora un'altra definizione, che è la definizione cosiddetta di moto uniforme. Allora, è chiaro che un moto uniforme a rigore sarebbe un moto nel quale le velocità sono uguali in tutti i punti dello spazio, ma un moto uniforme definito così sarebbe poco interessante, perché sarebbe una calcolazione rigida di tutto il sistema, poco interessante in genere. Definiamo moto uniforme un moto nel quale i punti corrispondenti, moto uniforme di corrente chiaramente, un moto nel quale in punti corrispondenti di sezioni successive io mi trovo lo stesso valore di velocità, vale a dire che ovviamente i punti corrispondenti di sezioni successive sono quelli che appartengono alla stessa linea di flusso, no? Bene, in punti corrispondenti di sezioni successive, cioè punti che appartengono alla stessa linea di flusso, io mi trovo lo stesso valore di velocità. Questa cosa fa sì che sezione per sezione io debba avere lo stesso profilo di velocità, la stessa distribuzione di velocità, e pertanto immediatamente mi trovo la stessa velocità media di portata. Quindi in un moto uniforme di corrente accade che un moto uniforme di corrente, che poi guarda caso è un particolare, un moto stazionario, non si conserva solo la portata massica, ovvero portata volumetrica nel momento nel quale sto parlando di un sistema costituito in un fluido incomprimibile,
ma si conserva anche la velocità media di portata, per cui sezione per sezione io mi troverò lo stesso valore di velocità media di portata. Ok, noi ci fermiamo qui.